professionista del trekking, esperto conoscitore dell'ambiente montano e organizzatore di escursioni di ogni difficoltà. La figura professionale dell'accompagnatore di media montagna nasce nel 1989 in alcune regioni d'Italia, tra cui la Lombardia. L'accompagnatore di media montagna è una figura professionale a tutti gli effetti che è inserita nella legge quadro sulle professioni alpine, che inquadrano i maestri di sci e le guide alpine. La guida alpina porta le persone a fare attività quali l'arrampicata, lo sci alpinismo, il ghiaccio, la roccia. L'accompagnatore fa la guida escursionistica, quindi porta le persone a camminare sui sentieri di qualsiasi tipo, di qualsiasi livello di difficoltà, quindi da quello molto semplice adatto alle famiglie con i bimbi fino a quelli impegnativi dove si cammina parecchie ore al giorno, ma sempre solo esclusivamente relativo a una camminata. Per iscriversi all'albo degli accompagnatori di media montagna è necessario frequentare un corso tenuto dalle guide alpine. Oggi siamo in Val Cavarnia, dove si sta svolgendo una delle giornate di formazione. Oggi gli accompagnatori di media montagna fanno un'escursione molto bella sulla cresta est del Pizzo di Gino, mentre domani, partendo dal rifugio del Croce di Campo, faranno un test sul nuovo percorso del Sentiero dei Gauni, una nuova alta via che abbiamo tracciato per nostra iniziativa qui dal rifugio Croce di Campo, che in pratica da Lugano conduce fino a Menaggio e viceversa. Gli aspiranti accompagnatori sono persone di tutti i tipi, di tutti i ceti sociali e provengono da estrazioni veramente molto diverse. Io sono diventato accompagnatore nel 2006 e ho cominciato da subito a cercare di farla diventare una professione. Dopo qualche tempo ho deciso di fare il salto e adesso la faccio a tempo pieno. Le mosse che penso di fare saranno quelle di promuovere la mia attività nella mia zona, quindi su tutto il lago di Como. In particolar modo credo di orientarmi soprattutto sul turismo, quindi verso una clientela straniera, e far conoscere quindi il lago di Como non solo sul lago, ma tutto ciò che ci sta alle spalle o che sta attorno, che credo non sia sufficientemente valorizzato. Meno noti delle guide alpine, gli accompagnatori di media montagna svolgono un ruolo importante per il turismo e il territorio. Rimangono a quote più basse, lontano da cordi e imbraghi, e si rivolgono a un pubblico più ampio, che spazia dagli anziani ai giovani, dalle famiglie alle scolaresche. Il Collegio delle Guide Alpine Lombardia è ormai parecchi anni che porta avanti un progetto che si chiama Promo Scuola, dove proprio per far conoscere le nostre professionalità, sia quelle delle guide accompagnatori che quelle delle guide alpine, all'interno delle scuole, dove si porta la cultura della montagna e soprattutto le attività che si possono fare in montagna. La nostra è una professione turistica, a tutti gli effetti, sia dal punto di vista normativo, perché siamo inquadrati sotto il Ministero del Turismo, sia dal punto di vista pratico. Abbiamo la possibilità di accompagnare le persone appunto nell'ambiente migliore, se è possibile, a livello mondiale, dal punto di vista turistico, che è l'Italia in generale, quindi abbiamo un grossissimo valore turistico da questo punto di vista. Per far conoscere a tutti che cosa vuol dire farsi una passeggiata, un'escursione, a un rifugio, a una malga, a un lago, e farli comprendere bene l'ambiente che si può trovare anche molto vicino alle grandi città della pianura. Imparare a conoscere un sacco di aspetti che solitamente vengono trascurati quando si va a camminare con uno sguardo distratto.